Conte ha spedito una lettera all'Unione Europea chiedendo la costituzione di un'unità di crisi per gestire, diciamo, l'emergenza immigrazione. Secondo lei è la strada giusta? Ma da quando parliamo di emergenza? Questa non è un'emergenza, questo è qualcosa alla quale ci dobbiamo abituare. Sono le migrazioni dei popoli che ci sono sempre stati. Semmai l'Europa dovrebbe fare l'Europa, cioè dovrebbe cominciare ad avere una politica estera, dovrebbe cominciare ad avere una politica di difesa, una politica di sicurezza, una politica di cooperazione, una politica di solidarietà, una politica in cui si guarda non tanto alle finanze, alle monete uniche, alle lobby, ai poteri forti, ma ai diritti, ai popoli, alle comunità, e per costruire un Mediterraneo diverso dando voce alle persone. Le persone vogliono vivere in pace, vogliono costruire ponti di solidarietà, certo non vogliono costruire mura. Io credo che un'altra grave responsabilità del governo italiano, che sta rendendo molto più insicuro il nostro paese. Questa è una responsabilità grave di cui si parla poco. La sicurezza passa attraverso la coesione, la solidarietà, l'unione, e chiamando tutti ovviamente a contribuire. Tutte persone con gli stessi diritti, ma anche con gli stessi doveri. L'abbiamo detto in questi giorni a proposito dell'elezione del rappresentante extracomunitario del Consiglio Comunale. Bello vedere la voglia adesso all'interno delle istituzioni, dei cittadini migranti della nostra città, degli abitanti migranti, che vogliono contribuire alla difesa della città, allo sviluppo della città. E poi non c'è dubbio che non si parlerebbe di emergenza se l'Europa avesse avuto un atteggiamento completamente diverso, non lasciando solo l'Italia meridionale, la Sicilia, i porti, ma nonostante ci hanno lasciati soli, come potete vedere, noi siamo rimasti umani. E per noi, se ci sono delle persone che stanno morendo, vanno salvate. Chi non lo fa commette un crimine. Chi lascia dei bambini sotto al sole a 45 gradi davanti al porto di Pozzallo, quando il sindaco non vede l'ora di soccorrerli, e per un capriccio da dittatorello dell'ultimo minuto si lasciano queste persone col rischio di morire in mare o con ustioni gravi, io penso non è solo un fatto di barbarie, è un reato. Continuo a ritenere che questi sono comportamenti criminali di cui credo che qualcuno prima o poi se ne dovrà assumere responsabilità anche davanti a un tribunale. Sindaco, quanto è importante fare rete in questa situazione tra amministrazioni? Insomma, mi sembra anche questo lo spirito di questa iniziativa. E quale sarà il prossimo passo? È fondamentale, fare rete, ma soprattutto se parlare dei contenuti, cioè dei problemi, ma anche delle estreme positività. A me non piace questo approccio che le migrazioni sono solo un problema. Le migrazioni sono anche un problema, ma sono anche straordinarie opportunità se sai discutere con attenzione, se sai mettere in rete le esperienze, se sai affrontare il tema della solidarietà e dell'integrazione e dell'accoglienza non in termini di depositi di esseri umani, come si è fatto con i centri di accoglienza straordinari, anche con i governi guidati da Salvini, ma invece pensi a fare un'integrazione diversa, diffusa sui territori. Noi abbiamo firmato anche un protocollo su Napoli città rifugio. Il tema non si avvertirebbe per nulla se ci fosse anche una comunicazione corretta. Oggi tutti sono convinti che in Italia c'è un'invasione, ma io sinceramente non vedo nessuna invasione in Italia, così come non c'è un'invasione in Europa. Semmai c'è questo tentativo di costruire consenso politico nella soppressione delle libertà civili. Noi invece vogliamo dare espansione alle libertà oppresse, e per poterlo fare devi metterti in rete, innanzitutto la rete delle città, che è fondamentale, la rete delle città europee, non solo le città italiane, la rete delle tante associazioni, ONG, comitati, movimenti che fanno un lavoro straordinario in Italia come in Europa e come in altre parti del mondo, e costruire appunto quella globalizzazione dei diritti e delle persone di cui il mondo ha tanto bisogno. Io sono molto contento che Napoli stia in prima linea in questa lotta per i diritti, devo dire la verità, perché è una città che ha tante sofferenze, una città che cui ci potrebbe essere la tentazione di qualcuno di girarsi all'altra parte e dire ma con tutti i problemi che abbiamo, invece credo che si riparte proprio in questo modo, dalle fragilità, dalle sofferenze, dall'umanità e dal costruire un Mediterraneo completamente diverso, più sicuro. Noi saremo più sicuri rispetto agli altri proprio per le politiche che mettiamo in campo.